faccia una presentazione sul libro Bilderberg. Che cos'è il Bilderberg? Allora, il Bilderberg è un'organizzazione del capitale transnazionale, raccoglie manager, presidenti di grandi gruppi multinazionali, sia industriali che bancari, inoltre raccoglie grandi politici, politici a livello europeo e a livello nazionale, e esponenti di think tank, università, che sono finanziati da multinazionali e da quegli stessi grandi gruppi che sono gli organizzatori del club Bilderberg. Ma come lo sa di qui, il Bilderberg non sembrerebbe una sorta di misteriosa come la fanno vedere i media attuali, sembra un qualcosa di reale, insomma, un qualcosa che va analizzato, non è? Sì, non è una cosa particolarmente misteriosa, in quanto noi conosciamo il nome degli appartenenti allo steering committee, che è il comitato direttivo, conosciamo i nomi degli invitati agli incontri annuali e conosciamo anche i temi che loro discutono. Il punto è che non si conosce, perché non vengono pubblicati i rapporti, quello di cui effettivamente discutono, cioè le conclusioni a cui arrivano, i ragionamenti che fanno, e soprattutto quello che non si conosce bene è l'influenza che questo gruppo esercita insieme ad altri gruppi come quello della Trilaterale sulla politica di stati nazionali come l'Italia, la Francia, gli Stati Uniti, la Germania e in generale sull'Europa. Perché il punto importante è che questo gruppo, che non è stato eletto da nessuno, è informale, le cui discussioni sono chiuse alla stampa, influenza in modo pesante la politica interna e le scelte di carattere economico di gran parte degli stati occidentali, in particolar modo di quegli stati i cui rappresentanti partecipano alle riunioni annuali, quindi l'Europa occidentale, gli Stati Uniti e il Canada. Ma nella persona, per esempio, che ci partecipa, nel governo italiano, nei media, quali sono i nomi dei partecipanti? Beh, diciamo gli ultimi due primi ministri italiani, cioè Monti e Letta, hanno partecipato agli incontri del Bilderberg. Monti era un dirigente del Bilderberg, ha fatto parte dello steering committee. Romano Prodi anche ha fatto parte nel passato dello steering committee. Poi abbiamo avuto la presenza negli organismi dirigenti di importanti esponenti del capitalismo italiano, cioè la famiglia Agnelli, Tronchetti Provera, gli amministratori delegati di Unicredit, Banca Intesa, insomma i nomi più importanti del capitalismo italiano hanno partecipato sia alle riunioni del gruppo dirigente sia alle riunioni di discussione che si tengono ogni anno in uno dei paesi occidentali che fanno parte dello steering committee. Bisogna notare che la linea politica che porta avanti il Bilderberg è una linea politica di carattere neoliberista, cioè essenzialmente una linea politica che tende all'abbattimento del welfare state, alla liberalizzazione del mercato del lavoro, alla liberalizzazione dei mercati finanziari. Diciamo che esponenti importanti come la Thatcher, come lo stesso Cameron, come la Merkel hanno fatto parte o hanno partecipato agli incontri del Bilderberg. L'orientamento che esce fuori dalle riunioni del Bilderberg è una sorta di linea guida che poi viene implementata nei vari paesi dell'Occidente sviluppato. Diciamo poi che l'Europa, le politiche europee sono fortemente condizionate dal dibattito del Bilderberg, infatti sia il Bilderberg che la Trilaterale hanno dato molta importanza all'Unione Europea come strumento per bypassare il ruolo e il potere di controllo dei parlamenti nazionali sulle politiche economiche. Quindi l'autonomia della Banca Centrale Europea, le politiche neoliberiste, le politiche di austerity, il fiscal compact, diciamo hanno avuto lo zampino del Bilderberg e della Trilaterale, sono in qualche modo il prodotto di un'attività
trentennale, quarantennale di queste organizzazioni che hanno sviluppato questa strategia a partire dalla fine degli anni 70 in Inghilterra con la Thatcher, sviluppandola poi con Reagan all'inizio degli anni 80 negli Stati Uniti e portandola ancora avanti attraverso l'Unione Europea. C'è un documento molto importante della Trilaterale intitolato Crisi della Democrazia, nella quale si dice chiaramente, il documento degli anni 70, si dice chiaramente che negli anni 70 c'è troppa democrazia nei paesi occidentali, in particolar modo in Italia, in Francia, dove ci sono forti partiti comunisti. Quindi la democrazia va ridotta e soprattutto per portare avanti questa riduzione della democrazia, che poi si sostanzi nella diminuzione del potere di controllo del Parlamento e nell'aumento del potere degli esecutivi, cioè dei governi, è molto importante il ruolo dell'Unione Europea, l'Europa, appunto perché attraverso l'Europa si può in qualche modo bypassare tutto quel sistema di welfare, di costituzioni uscite fuori dalla Resistenza che hanno condizionato subito dopo la Seconda Guerra Mondiale la storia dei paesi occidentali e in particolare dell'Europa. Napolitano non è stato citato, non è citato Napolitano, ma dalle cose che racconti sembra che Napolitano però comunque stia seguendo gli ordini della Banca Centrale Europea. Certo. Quindi ci potrebbe essere un rapporto tra il Presidente, anche se indiretto, anche se non si è mai presentato il Presidente, un rapporto indiretto comunque, o un'esecuzione da parte del nostro Presidente e diciamo l'orientamento del Bilderberg. Sì, il presidente Napolitano quando ha nominato Letta ha citato come una delle ragioni che lo hanno convinto a indicare Letta come presidente del Consiglio la sua partecipazione a importanti consessi internazionali. E Letta partecipa al Bilderberg, alla trilaterale di cui è membro del gruppo dirigente europeo e di qualche altro gruppo internazionale, però fondamentalmente della trilaterale del Bilderberg. Quindi è come se Napolitano avesse in qualche modo detto che partecipare al Bilderberg e alla trilaterale è un fattore importante per essere scelti come primi ministri. Del resto prima di Letta era stato nominato sempre dallo stesso Napolitano Monti che, come ho detto prima, è stato dirigente del gruppo Bilderberg e della trilaterale. Non solo, ma in realtà molti altri esponenti dei due ultimi governi hanno fatto parte del Bilderberg e della trilaterale. Pensiamo a Emma Bonino. Emma Bonino ha partecipato a diversi incontri della trilaterale. Quello che è importante quindi verificare è che oggi c'è una influenza sempre più diretta delle multinazionali, del grande capitale industriale e bancario sulla linea politica dei paesi occidentali. Mentre prima questa influenza esisteva ma era mediata da partiti politici di massa, dal ceto politico, oggi noi vediamo che il ceto politico è sempre più allineato, sempre più collegato in modo diretto al grande capitale, alla classe economicamente dominante. Oh, ma tutte queste cose, per esempio, c'è un rapporto diretto tra media, comunicazione, governo, industria e chi sono i media facendo proprio che appartengono nodi media? Che appartengono al Bilderberg, no, di giornalisti. Sì, sì, allora sia al Bilderberg che alla trilaterale partecipano diversi esponenti di grandi gruppi media internazionali. Infatti uno dei settori industriali maggiormente presenti all'interno delle due organizzazioni è proprio quello dei media e c'è una ragione precisa, perché il Bilderberg elabora delle linee guida. Queste linee guida poi vengono applicate, diventano egemoni, per dirla un po' alla Gramsci, all'interno dei paesi occidentali. E ci sono due strumenti essenziali per farle diventare egemoni.
Il primo è la partecipazione di politici, per esempio Cardoso, ma anche altri esponenti della Commissione europea, banchieri centrali europei partecipano a queste riunioni. E poi c'è la partecipazione di importanti esponenti dei mass media, appunto perché attraverso i mass media si esercita questo processo di egemonia. Si tratta di mass media molto importanti, quindi mass media molto concentrati. Pensiamo che a una delle ultime riunioni ha partecipato Lilli Gruber, che, lo ricordiamo, lavora per la 7, che era almeno fino a qualche mese fa di proprietà di Telecom Italia, una delle multinazionali del settore più importante, sempre presente all'interno del Bilderberg attraverso il suo presidente Franco Bernabè. Franco Bernabè è da moltissimo tempo membro del comitato direttivo del Bilderberg ed è l'esponente italiano di questo comitato direttivo, quindi non è un caso appunto che ci sia la presenza di Lilli Gruber. Ma ci sono anche altri giornalisti molto importanti del Sole 24 Ore, per esempio anche giornalisti internazionali, per esempio Moises Naim, che è uno dei fautori dell'aggressione contro la Libia a suo tempo. Ecco, molti di questi personaggi partecipano alle riunioni del Bilderberg. In particolare partecipano alle riunioni del Bilderberg i giornalisti di The Economist. The Economist è un po', potremmo dire, la voce ufficiale del club Bilderberg, perché alcuni suoi giornalisti iniziano le riunioni, le discussioni del Bilderberg leggendo le loro relazioni. Ed è sempre presente il direttore di The Economist a queste riunioni. Ricordiamo infine che nel consiglio d'amministrazione di The Economist è presente la famiglia Rothschild e la famiglia Agnelli, con John Elkann in particolare. Quindi si tratta di un consiglio d'amministrazione a cui partecipano le famiglie più blasonate del capitalismo europeo e che non a caso porta avanti sempre una determinata linea politica ed è punto di riferimento per la stampa e per i mass media a livello europeo e mondiale. Hai citato prima Gramsci, forse sarebbe il caso che ci sia fatta un'analisi marxista? Sì, infatti io credo che sia sbagliato definire il Bilderberg come una sorta di cupola mondiale che governa il mondo. In primo luogo perché oggi noi vediamo che i grandi poteri mondiali, l'imperialismo, per usare un termine più sintetico, ha stabilito tutt'altro che un nuovo ordine mondiale. In realtà noi assistiamo a un aumento del caos a livello mondiale, crisi economiche che non vengono gestite né dagli Stati Uniti né dall'Europa, guerre, destabilizzazione, aumento del terrorismo, migrazioni incontrollabili, ne abbiamo avuto appunto un esempio tragico qualche giorno fa. Ebbene, il club Bilderberg in realtà non è una cupola che organizza e domina il mondo, in realtà è un consesso di grandi capitalisti che elabora delle linee guida egemoniche che poi vengono applicate e la cui applicazione poi genera questo caos, questa confusione a cui noi assistiamo tutti i giorni. Ripeto, noi dobbiamo ragionare sugli strumenti e sui modi attraverso cui la classe dominante attuale, transnazionale, capitalistica, riesce a imporre determinate linee guida. E un elemento essenziale è questo incontro tra grandi politici ad alto livello e grandi capitalisti e la partecipazione dei massimi esponenti dei mass media a livello mondiale. L'incontro di questi tre organi, diciamo così, di questi tre livelli è fondamentale poi per attuare e implementare l'egemonia a livello mondiale. Per concludere, la sinistra, cioè a me mi sembra che dei nomi fatti da situazioni da Letta, cioè rappresenta, non ha citato Berlusconi per esempio come appartenente al Bilderberg, sembrerebbe che una certa sinistra appartiene a sto Bilderberg, cioè citando Letta, citando... Sì, Berlusconi e il centrodestra, diciamo il centrodestra berlusconiano,
hanno partecipato poco, molto poco al Bilderberg. Berlusconi in particolare non è mai stato neanche invitato. La spiegazione è abbastanza semplice, cioè Berlusconi fa parte di un'altra frazione del capitale multinazionale e questa è un'ulteriore riprova di quello che dicevo prima io, cioè il Bilderberg non è una cupola che governa tutto, è l'organizzazione di un certo settore, di una parte del settore del capitale multinazionale che combatte appunto per l'egemonia. Ci sono poi anche altri settori che non rientrano all'interno del Bilderberg e che pure sono organizzati, portano avanti le loro idee. Fra l'altro Berlusconi è stato attaccato da The Economist, quindi dal settore a cui fa capo il Bilderberg. Bisogna dire che al Bilderberg prendono parte politici sia di centrosinistra che di centrodestra. Per esempio alla riunione di quest'anno è stato presente il capo del Partito Socialdemocratico svedese, ex dirigente dei sindacati svedesi, e nello stesso tempo è stato invitato anche il ministro, credo, degli esteri del governo attuale in carica, conservatore, sempre svedese. Quindi per ogni paese noi troviamo una partecipazione bipartisan, di destra e di sinistra. Ovviamente una sinistra, come dicevi tu, particolare. Certo, non una sinistra critica, non una sinistra, non dico anticapitalista, il che sarebbe impossibile, ma sicuramente partecipa una sinistra che è allineata sui diktat europei, sul fiscal compact, su tutta una serie di scelte e comunque che sta all'interno di un certo discorso di determinate compatibilità.